I denti fissi in 2 ore senza bisturi con chirurgia guidata. Ah, ragazzi, in questo video io col dottor Fabio, che è la mia dottrina, il mio maestro, che negli anni mi ha insegnato a essere un dentista onesto, un dentista che dice le cose corrette al paziente, che dice la verità, che non offre, insomma, la soluzione che poi non c'è. Fate molta attenzione se hai visto le pubblicità dei denti fissi in 2 ore, senza bisturi, senza taglio, il carico immediato con la chirurgia guidata. Cos'è questa chirurgia guidata? Sì, quella affidata al Al computer, computer, ovvero il certo. dentista che ti mette gli impianti nel computer, pianifica dove devono essere messi gli Esatto. impianti, poi quando va a fare l'intervento l'osso è burro, morbido. Oddio, e mo che faccio? Esatto. Butto via i soldi della guida che ho fatto o vado avanti? C'è Esatto, no, il va. rischio che Sì, cioè, qualcuno va avanti esatto, cioè, l'imprevisto non è mai previsto sul computer. esatto. Ed è questo il punto debole. Il punto debole è che quando c'è l'imprevisto, la soluzione è quella dell'operatore, Certo. non quella del programma. Quante volte guidando l'aereo si trovano temporali e bisogna cambiare rotta? Noi abbiamo un'idea di dove dobbiamo atterrare, ma il 99% del tempo l'aereo è fuori rotta. Significa che c'è l'operatore, il pilota, che deve aggiustare continuamente la Esatto. rotta. È lo stesso dal punto di vista chirurgico. Certo. Quante volte apriamo, l'osso è morbido, oppure ci sono infezioni, ci sono impianti che vanno tolti. Esatto. Non possono essere usati impianti dentali convenzionali, ma bisogna usare impianti speciali, nasali, zigomatici, pterigoidei. Il chirurgo esperto conosce tutte le tecniche e adatta di volta in volta, in tempo reale, la chirurgia a quello che è necessario. Ok, qual è il rischio con Certo. Certo. questa chirurgia guidata, senza bisturi, che poi il taglio c'è sempre, se no le viti come le metti nell'osso? No, il rischio è che non c'è rimedio, non c'è, il rimedio non è previsto nel programma, È quello. nel senso che Devi interrompere la chirurgia. deve O interrompere la chirurgia, quindi non la invece interrompi, peggio ancora. è già esatto, molte volte l'operatore va avanti perché si affida completamente al programma e il programma lo porta fuori strada, nel senso che i punti dove suggerisce il programma non hanno un'alternativa. Quando è necessaria un'alternativa, le cose cominciano ad andare male. E quindi o il chirurgo o finisce quello che sta facendo perché si affida ancora, sbaglia due Al volte, computer. no? Al computer e quindi va incontro al No, e disastro. deve rifare la chirurgia Oppure de gratis dopo. deve, esatto, oppure interrompe e deve affidarsi all'analogico, cioè aprire, andare a vedere, controllare se c'è un sito buono dove mettere l'impianto al posto del sito che gli ha suggerito il programma. Ragazzi, noi curiamo più di 10.000 pazienti all'anno, facciamo solo bocche complete su impianti. Se io non uso queste tecniche, un motivo c'è. Sono scemo? Sono scemo. No, Dovrei iniziare a fare la chirurgia guidata, così faccio la bella pubblicità. Denti fissi in 2 ore, senza bisturi. Ragazzi, dottor Palmas apre la gengiva. I chirurghi che lavorano nella mia equipe devono aprire la gengiva, verificare come l'osso, modificare l'osso prima di mettere gli impianti. E la pianificazione, ovvero l'inserimento degli impianti, deve essere eseguito con la manualità del chirurgo esperto che percepisce la qualità ossea e come vanno messi gli impianti. Lo decidi pianificando l'intervento in tempo reale, non una settimana prima col computer faccio il disegnino. Sì, fa Certo. spettacolo, è bello da vedere, è bello pubblicitario, puoi usare degli slogan denti fissi in 2 ore, ovvero metto le viti là dove il computer ha deciso, ma non è detto che l'osso sia buono, rischiate Esatto. di fare la casa sulla sabbia. Esatto. Diciamo la verità. Queste tecniche permettono, e questo non vorrebbe che te lo dicesse un dentista che usa questa tecnica, per vendere più impianti le case che fabbricano impianti. Perché così anche i dentisti giovani, appena usciti dal corso di laurea, possono mettere gli impianti Esatto. in sicurezza. Non gli scende la gocciolina qua mentre sta trapanando l'osso. Ma proprio perché
così ci guadagna chi vende gli impianti. Il dentista giovane riesce a vendere così gli impianti al paziente che sennò dovrebbe demandare un chirurgo esperto. E il paziente ha la percezione con questa pubblicità che non viene praticata la chirurgia col bisturi, col sangue, cosa che poi in realtà non è così perché la chirurgia c'è e ce n'è anche tanto sangue. E c'è il rischio di, intanto costa molto di più questa chirurgia perché bisogna pagare la casa di impianti per queste guide in plastica che guidano la punta del trapano, mica è gratis. E il paziente spende anche di più col rischio di una chirurgia malfatta, precaria, con protesi che si rompono perché non c'è lo spazio calcolato di quanto osso doveva essere rimosso, perché poi l'osso non è che viene mantenuto così quando si fanno i denti su impianti, certo. L'osso va tagliato, certo. Bisogna creare lo spazio per la gengiva artificiale, certo. Per le barre in titanio, non è così come ti vogliono far credere. Quanti anni c'hai di lavoro sulle spalle? Io più di 40. Ok, se lui non ti dice bugie, e non te le sto dicendo neanche io, ok, ti sta dicendo, le ha viste tutte, giusto, il buon dottor giusto. Fabio. Quindi se dovessi lasciare con questo, chiudere questo video? Non affidatevi interamente a un programma su un computer per mettere gli impianti, perché è assurdo, nel senso che non c'è una correzione possibile che invece c'è nella testa del chirurgo quando trova una situazione che non è quella prevista. Un saluto!